Salve amici e ben ritrovati. Piccola premessa, vi dico in anticipo che questa puntata è un po' più lunghetta delle altre, quindi mettetevi comodi, prendetevi il vostro tempo e andiamo. Perché? Quanto dura? Un'ora? Un'ora? No, si tratta di pochi minuti in più rispetto al solito. Te li concedo, purché la storia sia interessante. Secondo me lo è, ma sarà il pubblico a decidere. Per ora, sigla! Benvenuti in un altro viaggio con Napoli antica e misteriosa. Oggi torniamo nel centro storico e di nuovo in Piazza del Gesù. Ci siamo già stati per parlare della Chiesa dei Re, vi ricordate? Però questa volta daremo uno sguardo al gigantesco palazzo di fronte. Oggi è la Chiesa detta del Gesù Nuovo. Ma sapevate che non è sempre stata una chiesa? Ma era un palazzo e fu anche definito il Palazzo Maledetto. Adoro il centro storico! Se poi andiamo a visitare un palazzo maledetto, ancora meglio! Con calma. Nel frattempo iniziamo a spostarci lì. Vai! Sono pronta! Eccoci qui. Alla mia sinistra c'è Santa Chiara, mentre alla mia destra fa bella mostra di sé la meravigliosa facciata a bugnato della Chiesa del Gesù Nuovo, una volta conosciuto come Palazzo San Severino, su cui torneremo tra poco. Ma veramente è un palazzo? È enorme! Di chi era? Del re? No, non era del re, ma di principe, di una famiglia molto vicina ai regnanti. Il palazzo fu commissionato da Roberto San Severino, principe di Salerno, all'architetto Novello da San Lucano nel 1470, come lo si può tradurre da quella lapide che vediamo posta lì. Novello da San Lucano, architetto egregio, per più ossequio che per mercede, innalzò questo palazzo al principe di Salerno, suo signore e precipuo benefattore, l'anno 1470. La famiglia Sanseverino era una delle più potenti e ricche di Napoli. Il conte Roberto Sanseverino, per aver combattuto a fianco del re d'Aragona nella guerra tra Angioini e Aragonesi, aveva ottenuto il titolo di principe di Salerno, con in più il privilegio, pensa tu, di battere moneta. Questo vuol dire una fonte di ricchezza quasi inesauribile. Certo. Ma immagina che queste persone possedevano eserciti personali che potevano mettere a disposizione di quello o di quell'altro regnante cambiando le sorti di una guerra. Mantenere un esercito non è certo una cosuccia da poco. Non direi. Le spese erano esorbitanti. Per non parlare degli alloggi e magari anche delle recriminazioni che potevano arrivare qui e lì dalle truppe. Insomma, ci volevano pugnoferro, intelligenza e ovviamente soldi. Nel 1536 il palazzo era celebre per la bellezza dei suoi interni, le meravigliose sale affrescate e lo splendido giardino. Proprio in quell'anno venne a Napoli Carlo V, reduce dalle sue imprese in Africa e dalla conquista di Tunisi. Il principe di San Severino Ferrante lo accolse nel suo palazzo, organizzando in suo onore una festa sfarzosissima, rimasta celebre addirittura nelle cronache dell'epoca. Ma proprio con Ferrante iniziarono i problemi seri. Iniziò la maledizione? E in certi versi possiamo dire così, perché devi sapere che sotto il vicereame di Don Pedro di Toledo, nel 1547 fu tentato di introdurre a Napoli l'Inquisizione spagnola. Dici quell'istituzione ecclesiastica che per indagare contro gli eretici usava spesso metodi non convenzionali? Ci sei andata leggera. Comunque sì, proprio lei. Ma il popolo napoletano si ribellò, anche perché Napoli era ancora tutta imbevuta di tradizioni pagane, egizie, magico-alchemiche. L'Inquisizione avrebbe fatto, come si dice da noi, carne di macello, per usare un eufemismo. E questa ribellione fu appoggiata da Ferrante Sanseverino. Egli fu un uomo di cultura e di bellezza, un appassionato di teatro. Pensa che ne fece sistemare uno proprio nella sua dimora napoletana. Anche a me piace tantissimo il teatro. Tanta stima per il Sanseverino. Quasi mi dispiace ascoltare il seguito. E non finisce qui. Come principe di Salerno fece rifiorire, anche se per l'ultima volta, la scuola medica salernitana. Si attornò di artisti, uomini di cultura e intellettuali, come il filosofo Agostino Nifo, Bernardo Tasso. Tasso? Sì, il padre di Torquato Tasso. Insomma, Alessandro Severino, pur riuscendo ad impedire l'avvento dell'Inquisizione a Napoli, non poté evitare la vendetta degli spagnoli, che fu terribile. Gli confiscarono tutti i beni e lo obbligarono nel 1552 ad andarsene in esilio. I beni del principe passarono allora al fisco e furono messi in vendita. E nel 1584 il palazzo con i suoi giardini fu venduto ai padri gesuiti, i quali, con sontuosi lavori, costosissimi tra l'altro, trasformarono il palazzo in una chiesa, appunto quella del Gesù Nuovo.
No, perché? Lo sapevo che avrebbe fatto una brutta fine, uffi! E c'è di mezzo anche una storia d'amore. La vuoi ascoltare o sei ancora scossa? Pure? Avanti, dammi il colpo di grazia. E la storia d'amore è quella che ha legato, durante queste vicissitudini, il principe Ferrante Sanseverino con la bella e colta Isabella Villamarino, figlia dell'ammiraglio Bernardo Villamarino. I due erano molto innamorati e la vita di Isabella scorreva felice, ma ben presto tutto per lei sarebbe cambiato. Dopo la battaglia contro l'Inquisizione e l'esilio del principe, Isabella non ebbe sorte migliore. Spogliata di tutti i suoi beni anche lei, venne accolta prima ad Avellino, poi a Castelnuovo a Napoli e infine in Spagna. Sarebbe poi dovuta tornare a Napoli, ma mentre stava rientrando nella città partenopea, ahimè, morì improvvisamente. Esistono anche delle lettere molto belle e struggenti in cui Isabella, che scriveva spesso poesie e poemi anche in latino, esprime tutto il suo amore e il suo dolore per l'allontanamento forzato dal principe Ferrante. In una di queste lettere Isabella scrive: «Tu parti, cuor mio caro, e mi lasci in pianto amaro». E dopo qualche giorno Ferrante le risponde: «Mi parto consumando, piangendo e sospirando. Che tristezza! E non avevano neanche Skype per videochiamarsi ogni tanto!» Decisamente. Un messaggio arrivava dopo settimane, se tutto andava bene. Addirittura, se no, poteva impiegarci mesi. Ma ora dobbiamo parlare della famosa parete del Bugnato. Sei pronta? Ti sei ripresa? Perché qui la faccenda si fa intrigante. Sì, ci sono. Inizia pure. Mi piacciono i misteri. Almeno non sono tristi. Allora, sulla facciata del Bugnato si è detto di tutto. Come possiamo vedere, è caratterizzata da particolari piramidi, normalmente usate in Veneto nello stesso periodo. Queste presentano però degli strani segni incisi dei tagliapietra, che avevano sagomato la durissima pietra di Piperno. Li vedi? Sono lì in cima, dappertutto? Beh, si dice che il Sanseverino conoscesse la magia e che insieme ai tagliapietre abbia commissionato una sorta di gigantesca pergamena occulta su tutto il muro, fatta di strani simboli, in modo da avere protezione dalle forze benevole del cosmo. Beh, pare che non abbia funzionato. Appunto. Ma l'inghippo vuole che i tagliapietre, corrotti da qualche nemico del principe che erano numerosi, abbiano montato le pietre al contrario, in modo da incasinare la formula, e che quindi abbia avuto un valore inverso, cioè invece che positivo, negativo, e qui l'origine della maledizione. Appunto. Sono state date altre interpretazioni, di cui una moderna, ossia quella che i segni in realtà fossero le note di uno spartito musicale. È stato decifrato, anche suonato, sai, ha anche un titolo, la composizione si chiama Enigma. Allora il mistero è stato risolto? Beh, è difficile da dirlo, anche se pur interessanti le varie interpretazioni, più di tutte magari l'ultima che abbiamo appena raccontato, ma ognuna di loro ha una buona dose di interpretazione, presenta, come posso dire, delle micro forzature per far comunque quadrare il tutto. Quindi nessuna pista da seguire? Ma in verità forse una ci sarebbe, che poi è quella accreditata in ambito accademico, ossia che i segni grafici siano dei segni di riconoscimento scolpiti dai maestri costruttori per identificare quale loggia avesse scolpito il blocco in questione, per avere una sorta di conta delle pietre. Difatti devi immaginare che per un lavoro così dispendioso e lungo ci sia stato bisogno di un numero impressionante di scalpellini. Del resto il lavoro si doveva fare anche in tutta fretta, e le piramidi di pietra erano commissionate a vari gruppi di tagliatori. Da qui l'esigenza di marchiarle per avere sempre sotto gli occhi il conteggio finale di chi le aveva eseguite. Sembra plausibile, però come spieghi che alcuni segni sembrano essere di matrice esoterica o alchemica, non è vero? No, certo, alcuni di essi sembrano rispecchiare tale tradizione, sì. Ma perché qui viene il bello, secondo me, parere personale, più che indagare sul mistero del muro, della pergamena, del principe, insomma, conoscitore di arti magiche, bisognerebbe buttare l'occhio proprio sugli antichi maestri costruttori. Vorresti essere un po' più chiaro per i profani? No, che profani? Sto parlando dei maestri costruttori iniziati alle leggi auree dell'architettura, come ad esempio i maestri Comacini. I maestri Comacini? Sì, la loro presenza è attestata fin dal tempo dei Longobardi, per non dire che già al tempo dell'imperatore Traiano ne troviamo qualche menzione, quindi potrebbero avere un'eredità addirittura millenaria.
Sicuramente devono aver legato nel tempo con il sapere, sia religioso che misterico, no? Dei committenti che servivano. Erano gelosissimi del loro sapere i maestri comacini. Furono depositari quindi di un'arte antica, uniti da quel senso di solidarietà e fratellanza che li farà giustamente appellare maestri o fratelli comacini. Furono chiamati anche fabbri muratori, e che grazie alla loro conoscenza avevano carta bianca sull'edificazione dei palazzi. Erano insomma dei liberi muratori, e in qualche modo questo deve farci riflettere su chi potessero essere gli antenati dei liberi muratori delle odierne logge massoniche. Infatti il termine massone deriva proprio foneticamente da masso, pietra. Quindi stai dicendo che i primi massoni erano i maestri costruttori e architetti? Sì, sì, in un certo senso sì. Si riunivano in umili baracche attigue al cantiere, chiamate logge, che sono spesso raffigurate nelle miniature medievali appoggiate al muro appunto del cantiere. E qui tagliapietre, scultori, scalpellini si riunivano per ascoltare le parole del magister e le sue direttive. Ed è probabile che qui l'apprendista, ossia il nuovo operaio, giurava di rispettare i segreti del mestiere, in cui apprendeva le parole e i segni che gli permettevano poi di farsi riconoscere da una loggia all'altra durante i suoi viaggi di lavoratore migrante. Erano così importanti? Ah, certo, importantissimi. Guarda che era la più nobile e quotata delle arti, l'architettura. Se costruivi palazzi, templi con i loro segreti, avevi su carta una certezza che sarebbero durati millenni. A proposito, ad Assisi c'è un edificio molto interessante definito la Casa dei Maestri Comacini. Sulla facciata una lapide recita: Loggia dei Maestri Comacini. E guarda il loro stemma, è chiaramente un compasso aperto all'interno del quale è posta una rosa. Compasso, rosa, non ti fa venire in mente qualcosa? Appunto un riferimento alla fraternità dei Rosa Croce? Chissà perché questi Rosa Croce sbucano sempre, soprattutto nelle vostre ricerche, non è che siete di parte? No, che di parte? No, siamo studiosi, le coincidenze ci portano a volte lì, mica è colpa nostra. A questo punto ricordiamo agli amici di seguire, oltre che a questo canale, anche la pagina Giordano Bruno e Rosa Croce su Facebook, da cui viene condiviso il format Ascoltando Giordano Bruno, nel quale vorrei far presente che io non ci sono. Vabbè, non fa niente, non me la prendo. Ma che non ci sei? Sei sicura? Guarda bene. Vabbè, ma non mettiamo limite alla provvidenza, non si sa mai. È venuto il momento di liberare gli amici. Lo so, questa puntata è stata un po' più lunga delle altre, ma spero che vi sia ugualmente piaciuta. Fatecelo sapere nei commenti e ovviamente lasciate un like. Dai, a me il tempo sembra volato. Tu sei di parte. Dobbiamo chiedere a loro. Dalla misteriosa Napoli per oggi è tutto. Ci si vede in giro.